antico coinvolge all'incirca 500 figuranti. Il percorso si svolge in parte nella zona sottostante il paese, quindi tutta la zona boschiva, e poi la seconda parte è tutta nel centro storico del paese. L'idea originale è stata di una persona, di Roberto Fazzini. Io mi ricordo ancora la prima telefonata che lui mi ha fatto a casa. Mi dice, mi è venuta l'idea di fare un grande presepe. Lui l'ha messa giù così. E poi mi diceva, dobbiamo un po' recuperare, diciamo, i mestieri tipici di Premana che magari non si fanno più o comunque si stanno perdendo, e dobbiamo mettere in scena questa cosa. Sono andato a Sant'Ottai perché fanno il festival Spolette. E ha cominciato nel 2003. E dopo se andava in fin del caldo, che se trovava chi che passione a lavorare, ah ma mi non so sempre andare. Andavo, mi però mi fa pista la Spolette. La prima edizione ufficiale è stata fatta ad ottobre del 2003. È stato un boom, è stato un grandissimo successo. Sono arrivate tantissime persone, tante più del previsto, e da lì ci siamo proprio detti, caspita, probabilmente è una cosa che piace, è una manifestazione che interessa ed è una cosa che vale la pena continuare a fare e migliorare e approfondire. Non trovo neanche le parole per descriverla, cioè proprio bello, proprio sono due giorni in cui davvero si vede ancora più che al Gir di Monte, si vede proprio un paese che lavora tutto insieme per fare qualcosa. Dal 2004 in avanti la cosa è passata, diciamo, in mano, in gestione proprio alla Proloco. E la manifestazione poi ha preso sempre più piede, è cresciuta e quindi si sono potute fare tantissime cose sono nate grazie a Premana Revive l'Antico. Non è semplicemente una scenetta, diciamo, ma è proprio il mettere in atto una cosa, un mestiere che una volta era il mestiere di una persona, quello che una persona faceva di lavoro. E quindi si è cercato di dare sempre di più attenzione proprio al fatto di quel mestiere, di farlo in un certo modo, di farlo bene. E poi è subentrato anche il discorso del saper fare. Cioè, a un certo punto ci siamo detti, ok, ma non possiamo dare per scontato che l'impagliatura delle sedie la sa fare quella persona e questa persona ci sarà sempre a farla. Occorre tramandarli questi mestieri, perché davvero ci sono delle cose che magari ancora due o tre persone sanno fare, e quando queste due o tre persone non ci saranno più, nessuno le saprà più fare. Sai che devi andare a fare salsicce in Casnea, piuttosto che sai che devi andare a fare rastrelli nelle case, in paese. È proprio bello, è un momento di unione, di condivisione, magari con le persone con cui non parli abitualmente, magari ci si ritrova a Premana e Vive l'Antico ed è come se fossero tuoi amici da sempre,